Bella ragazzi e benvenuti in questa nuovissima guida su Red Dead Redemption 2. Questa volta vi farò vedere dove prendere il Paint Horse. E avete visto, proprio lì dove c'è la W doppia, ragazzi, a sinistra di Valentine, come al solito cercate sempre di mettervi con Valentine, che è la prima città. Come punto di riferimento. Sì ragazzi, lasciamo perdere la modalità di cattura del cavallo, perché il bello deve ancora venire, guardate. Oh, più facile di così. C'è lo scontro proprio frontale e poi il lazzo. Però ragazzi, quello che appunto volevo far dire è che non è stato proprio uno scontro frontale, perché io praticamente mi sono andato addosso alle chiappe. E niente, e quindi lo sto domando così. È stata una cosa abbastanza bella, facile, immediata. Non l'ho neanche fatto apposta. Però questo è il Paint Horse. Vado, rivediamo tutto, rallentatore. E quindi cosa è successo, ragazzi? Paint Horse assolutamente facile da prendere nella zona appunto della W, che troviamo a sinistra di Valentine. Ecco qui il Paint Horse americano, statistiche abbastanza classiche, quindi 2 tacche e mezzo. Prima di chiudere il video però voglio farvi vedere anche un po' di cazzeggio, perché quando vai in determinate zone così al buio, guardate, non dico niente. Gustatevi i suoni e le immagini. Cioè, quanto è bella una cosa del genere. La casualità di passare di qui in questa serata con le luci, guardate un accampamento lì in fondo. Cioè, quanto è bello il mondo di Red Dead Redemption 2. Io ragazzi vi consiglio sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per vedere nuove guide, per vedere nuove immagini, per vedere anche queste cose. Perché comunque oltre alle guide tante volte, se sono immediate come quella del Paint Horse, mi metto a fare anche un po' di cazzeggio come questo. Ed effettivamente adesso succederà un'altra cosa molto interessante, perché prendere le cose così facilmente è positivo, no? Quindi assaltare la diligenza, sì, ma se l'assalta qualcun altro per te, o comunque se la rapina la fa qualcun altro per te, tu cosa fai? Vediamo cosa succede. Ovviamente noto che sono al massimo un paio e quindi vado ad aiutare il malcapitato. Non sparerò nella zona dei cavalli. Ma sei un bel pirla, potevi stare lì dietro. Non avrei mai sparato dove ci sono i cavalli. Qui ho provato ad azzopparlo, ma vedo che comunque, nonostante tutto, il colpo lo ha ucciso. E che cosa succede? Lo abbiamo salvato. E questa persona, il proprietario della carrozza, della diligenza, ci dà la possibilità di prendere tutto, perché la compagnia farà passare la cosa per una rapina. Io ragazzi a questo punto vi saluto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per vedere altre guide e consigli sul mondo di Red Dead Redemption 2. Lasciate un bel like, un bel commento, e mentre prendo tutto vi ringrazio ancora e ci vediamo nel prossimo video. Bella! Slefty!